Mi sono finta vigilessa e mi sono spinta a fare multe un po' particolari. Non può stare fermo impalato lì. Ah, non posso? No. Scusi. È sovrappensiero? Sì. Perché nel decreto c'è scritto che non si può essere sovrappensiero. Le devo fare la multa, mi dispiace. Sono 220 euro. Se la pago entro 3 giorni, c'è lo sconto? Sì. Serve il documento? No, serve che me la candid camera. Oh. Che me paghi? Ecco. Ah, come ti chiami di nome? Lina. Lina, ma che me paghi? Mi ero un infarto, però l'avrei pagata, che devo fare? Ho capito, ma ti ho detto che stavi pensando, ti multavo perché stavi pensando, eri sovrappensiero. Ma vi siete esauriti in questa quarantena? Abbastanza. Ma mi raccomando che quando parla non può dire le consonanti, perché sputazza, capito? Ho capito, chi se lo ricorda. La pappa col pomodoro non si può dire. Comunque... Prova a dirlo. Poi me devo ragionare. Ragazzi, qui dobbiamo... Apre. Pomodoro. Perfetto. Sorelle, scusate, dovreste stare più a distanza tra di voi. E indovinate che ho incontrato a Villa Panfili con il suo affetto stabile? Il ministro Di Maio. Neanche un bacino! Sì! Ma loro la mascherina ce l'hanno e quindi non li multo. Signore, vi devo fare la multa. Non siete a distanza di un metro, guarda. E se da noi viviamo nella stessa casa, signora. Ah, sì? Viviamo allo stesso letto. Ah, siete congiunti? Sì. Siamo coniugi. Non amanti? No. Mi tenete un attimo, devo misurare la distanza che ci avete con l'albero? Con l'albero? È meno di un metro. Dovreste stare a un metro di distanza dagli alberi. Dagli alberi? Sì. Lo sapevate? No. Perché? Beh, questo è quello che dice il decreto, anche che non potete stare sdraiati. Cioè, non vi potete sostare. Ci sono un po' di gente, come tutti. Come tutti. Vabbè, c'ho un lavoro in Fausto. Troppo vicini, più lontani. Con le braccia in su dovete camminare. Se no le faccio la multa, dai! Dove siete? Della Cina? Sì. Della Cina doppia multa, dai! Sono 280 euro. Basta, sta dicendo sul serio. Sul serio? Cioè, ti dobbiamo muovere intorno... Voi vi dovete muovere, anche se vi muovete intorno alla tenda, come facevano gli indiani. Sì. No, vabbè, andiamo, dai, andiamo a casa. Su, con le braccia su e agitatele con gioia.